Sono oltre 1.000 le famiglie in Italia che hanno subito uno strappo così violento come quello che abbiamo subito i miei fratelli e io. Cosa vi posso dire? Che voi siete il futuro di questa nazione, voi siete giovani, voi dovete camminare sulle regole. Mio fratello Nando dice sempre che la legalità è un modo di vivere, ed ha ragione, è un modo di vivere all'interno delle regole che sono la nostra libertà, perché non sono regole che bloccano, ma che rendono l'essere umano libero, libero di guardarci in faccia, libero di poter agire secondo le nostre convinzioni, liberi di poter dire no a chi vuole prevaricare quelli che sono i nostri ideali e quelli che sono che è la nostra voglia di andare avanti. Voi non dite sempre no a questa gente. Perché purtroppo la mafia si nasconde sotto tante vesti, sotto tante facce, ma voi avete una cosa in più rispetto a quella che potevamo avere noi quando fu ucciso nostro padre. Voi avete la consapevolezza di quello che è successo dopo, cosa che noi prima non avevamo. Voi avete la consapevolezza di poter sposare un'idea, vivere per quell'idea, portarla avanti e trasmetterla poi quando sarà anche ai vostri figli. Perché la legalità non si impara sui libri, la legalità si impara in famiglia, con l'esempio, con gli amici, con l'esempio, con il rispetto per gli altri, con il rispetto per l'ambiente nel quale viviamo, il rispetto per ogni individuo che ci troviamo di fronte. È questa la legalità. Ripeto, perché la mafia si può presentare davanti a noi in mille modi, ma voi siete bravi, la sapete riconoscere, e io di questo vi ringrazio, perché la prova di sicurezza. Il rispetto per le forze dell'ordine, tutte le forze dell'ordine. Sono stata fermata da un giovane tenente dei carabinieri che mi ha guardato, si è messo sull'attenti e mi ha detto, dice: signora Rita, io questa divisa la sto portando in onore di suo padre, l'ho messa per portare il padre. Però vi voglio anche dire un'altra cosa. Poi si è fermato un attimo, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: sa di chi sono il nipote? Di Rocco Chinnici. Era figlio di Caterina Chinnici. E devo dire che lì è stato difficile non mettermi a piangere, perché i nostri, suo nonno, mio padre e tante altre persone sono state unite proprio per la fede che avevano nello Stato, nelle istituzioni, per il non volere andare contro queste istituzioni che avevano respirato fin da piccoli nelle loro famiglie. E l'altro giorno un deputato della Lega mi ha detto, dice: guardi Rita, mi ha fatto vedere una fotografia, nel suo ufficio, quando era sindaco e non era ancora a Montecitorio, aveva la foto sulla scrivania di mio padre. Quindi c'è un amore per le istituzioni che attraversa tutti noi. E ecco perché mi arrabbio quando tante volte in Parlamento arrivano dei dibattiti che secondo me sono surreali, perché su questo dovremmo essere tutti d'accordo, tutti.